Presso la caserma della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi è stata inaugurata la stazione del soccorso alpino che ha competenze su tutto il territorio della regione Campania, ma non solo, ed è attivabile in caso di persone scomparse, disperse, incidenti in zone impervie o in situazioni gravi per quanto riguarda le calamità naturali. Attualmente presso la stazione di Sant'Angelo dei Lombardi ci sono 9 militari. Sette sono specializzati con la qualifica di tecnico di soccorso alpino e uno è anche conduttore di unità cinofila con il cane Jack. La sede di Sant'Angelo dei Lombardi non è stata scelta a caso, come ci conferma il generale Augelli. È una scelta ponderata da parte dell'amministrazione, non solo per la posizione centrale che ha questa città nel sistema della Campania, nel sistema orografico della Campania, ma anche per dare un senso a quegli eventi tragici che ci sono stati in questi posti nel 1980, quindi la nostra presenza vuole essere anche una testimonianza per onorare la memoria di quella tragedia. Comandante, una giornata importante per la Guardia di Finanza, una giornata importante anche per questo territorio. Certamente, con molto orgoglio abbiamo inaugurato oggi la stazione di soccorso alpino della Guardia di Finanza, una struttura che ho visto nascere allorquando era al comando interregionale dell'Italia meridionale, quando è stata avanzata la proposta, che subito ho caldeggiato il comandante e mai avrei aspettato di poi portare a battesimo il reparto neoistituito. In poco tempo siamo riusciti a fare numerosi interventi su tutto il territorio regionale, effettuati circa 17 interventi con il recupero di 5 feriti e 39 soggetti che erano illesi, quindi prevalentemente in Irpinia e nella provincia di Salerno.